Bentrovati alla seconda edizione della TG6, emergenza neve in Abruzzo, tante le difficoltà nella nostra regione e soprattutto per i comuni dell'entroterra. La protezione civile ha operato su tutto il territorio per dare sostegno alle amministrazioni più in difficoltà e dopo una piccola tregua annunciata una nuova ondata di maltempo per le prossime 36 ore. Francesca Romana Testi. Un weekend all'insegna delle emergenze e degli interventi su tutti i comuni messi in difficoltà da neve e ghiaccio, località isolate, problemi di fornitura elettrica e difficoltà di approvvigionamento a causa dello stop per i mezzi pesanti. La protezione civile abruzzese stila un resoconto delle ultime 48 ore e lancia una nuova allerta per l'arrivo di una nuova ondata di maltempo. Un weekend all'insegna di diverse criticità che al momento sono state tutte superate, inclusa anche quella del tema della viabilità, almeno nella tarda serata di ieri si è un po' tornata alla normalità, agevolati anche dall'aumento leggero, ma ancorché sensibile, delle temperature. Il problema è che comunque siamo ancora in allerta meteo, anzi per il pomeriggio, tardo pomeriggio e serata si prevede una ripresa delle precipitazioni e un contestuale abbassamento delle temperature. Ciò ovviamente non può farci dormire sonni tranquilli, quindi noi, le province, tutte le strutture preposte alla salvaguardia e incolumità delle persone sono in stato di massima allerta. Quali sono state le difficoltà? Si è parlato di interruzione del servizio elettrico, si è parlato anche di difficoltà per quanto riguarda il rifornimento idrico. Oggi qual è il quadro? Beh, in talune zone d'Abruzzo abbiamo dovuto riscontrare purtroppo questa ormai quasi latente situazione delle linee elettriche. Parlo dell'Alto Vastese in particolar modo, ma anche dell'Alto Sangro per quanto attiene il tema della viabilità, su cui credo gli enti proposti dovranno agire in maniera più puntuale e soprattutto al passo con i tempi e con le emergenze che ormai possono davvero prevedersi come sono state previste in queste occasioni. Particolari criticità si sono registrate nei giorni scorsi nell'entroterra vastese, situazione leggero miglioramento nelle ultime ore con i vigili del fuoco che si occupano dell'approvvigionamento di viveri e medicine. Liberati quasi tutti i tir che erano rimasti bloccati sulla Trignina. Andrea Costantini. E l'entroterra vastese è l'angolo d'Abruzzo più colpito dalle nevicate e dalle temperature polari di questi giorni. Situazione estremamente difficile a Schiavi d'Abruzzo, Castiglione Messeremondo e Torre Bruna. In diversi tratti la neve è caduta, ha superato i 2 metri e le temperature nel corso della notte sono scese fino al meno 12. E i comuni sono stati per 3 giorni anche isolati finché l'arteria principale di collegamento, la statale Trignina, non è stata liberata dalla neve, anche se poi resta difficoltosa la transitabilità delle strade che dalla Trignina portano i paesi. Tuttavia nelle ultime ore è stato possibile soccorrere e dare conforto agli anziani, mentre molti cittadini si sono dovuti armare di pala per liberare dal muro bianco di neve gli accessi alle proprie abitazioni e garantirsi una via d'uscita. Al momento nessun paese è isolato, ma i vigili del fuoco stanno fronteggiando con tutti gli uomini e i mezzi le continue richieste di aiuto per il trasporto dei dializzati in ospedale e per l'approvvigionamento di viveri e medicine. I sindaci dell'Alto Vastese hanno avvertito la prefettura e hanno richiesto a breve un incontro con la provincia di Chieti per discutere di come gestire eventuali future ondate di maltempo, evitando ritardi nella macchina organizzativa che hanno destato la rabbia di diversi cittadini. Intanto scuole chiuse, non solo oggi ma anche domani, a Vasto e in diversi comuni dell'interno come Cupello, Celenza sul Trigno, Monte Dorisio, Lentella, Palmoli, Fresa Grandinaria, San Buono, Casal Bordino, Pollutri, Scerni e Villa Alfonsina. La Polstrada di Isernia e l'ANAS stanno lottando contro il tempo per rimuovere gli ultimi 4 tir bloccati sulla Trignina dalla nevica.
nevicata di giovedì scorso, prima che arrivi la nuova annunciata perturbazione meteorologica. Sulla statale che collega il Molise e l'Abruzzo erano rimasti bloccati 50 mezzi pesanti. Gli autotrasportatori erano stati alloggiati negli hotel di Isernia. Tra ieri sera e oggi, grazie a una task force di Polstrade e ANAS, la strada è stata quasi completamente liberata dalla colonna di tir. Il maltempo ha anche indotto la chiusura odierna degli stabilimenti dei colossi Sevel, Honda e Idro, attività ferme anche in tante altre aziende della Val di Sangro. E si scaldava solo al fuoco del camino in casa a Montazzoli, paese del Chietino, dove la temperatura è scesa a meno 10 e la neve ha superato il metro e mezzo. Soccorsa e trasportata dal 118 all'ospedale di Lanciano, Ersilia, 85 anni, non ce l'ha fatta, ricoverata con sintomi di ipotermia, è morta qualche ora dopo. La donna viveva sola, ma i parenti andavano a trovarla due volte al giorno, anche ieri, quando un nipote le ha fatto visita in mattinata e poi nel pomeriggio. È stato allora che ha notato che non stava bene e ha chiamato i soccorsi. I carabinieri della compagnia di Atessa, coordinati dal capitano Marco Ruffini, non hanno evidenziato alcuno stato di abbandono, inoltreranno comunque rapporto alla procura di Lanciano. Siamo molto colpiti da quanto accaduto, abbiamo sofferto molto con questo freddo, racconta il sindaco di Montazzoli, Felice Novello, ricordando che la signora si scaldava solo con il focolare in casa, come spesso accade ancora. In alcuni paesi di montagna non aveva impianto di riscaldamento e non usava stufe. E ancora al gelo, i residenti di Casa Incontrada, esasperati, gli abitanti lamentano il grave disagio che intere famiglie stanno vivendo da venerdì scorso. L'emergenza post maltempo nei comuni di montagna non cenna a finire. Le maggiori criticità si sono registrate nelle zone collinari. A Casa L'Incontrada i residenti, senza riscaldamento da venerdì scorso, lamentano il disagio che stanno vivendo. Poca acqua, niente acqua, le termiche di forno non funzionano assolutamente. Assolutamente, noi abbiamo bisogno di qualche figare, una cosa che non ci resiste più, E questo, cioè, abbiamo bisogno di termici forno più che altro, la pressione dell'acqua. Per la pressione dell'acqua il termici forno non funziona. Due giorni che non ce l'ho e stiamo soffrendo tanto che non finisce mai. Paga le tasse sì e il funzionamento non va. C'ho 80 anni ma non ricordo mai questi interventi così brutti. Va bene? Da piccola sono sofferto pure, ma adesso sto soffrendo che non finisce mai. Vogliamo un po' di attenzione più che altro. Abbiamo chiuso perché non si poteva svolgere l'attività, quindi il problema è la pressione, i problemi specialmente con la macchina del caffè. Quindi abbiamo questi problemi anche a casa con i contatori ghiacciati e quindi il problema c'è, è rimasto ancora, è un disagio forte. C'è la conduttura che è stata fatta nel 1906, la condotta capo di ferro, e quindi avrà bisogno, a prescindere dai terreni franosi più o meno che attraversa, ma sicuramente ha bisogno di più manutenzione. Nonostante i tecnici dell'ACA abbiano provveduto alla riparazione della rottura sulla duttrice, le linee sono obsolete. Il primo cittadino interviene per sollecitare la nuova governance dell'ACA affinché vengano sostituiti gli impianti risalenti al 1900. Il serbatoio che abbiamo noi nell'area di Villa Elena è un serbatoio che attualmente ha un metro d'acqua, quindi diciamo che sicuramente è adeguato per tutto il paese. Il problema è che ci sono tantissimi contatori rotti e alcuni tratti delle linee gelate, quindi abbiamo questa difficoltà. In alcune aree l'acqua manca, ma manca perché non riesce ad arrivare nelle abitazioni per via dei contatori o per via appunto delle linee gelate per il freddo. Ancora difficoltà nei comuni dell'entroterra pescarese dopo le abbondanti nevicate, difficoltà per la formazione di ghiaccio, molte le scuole chiuse nella giornata di oggi e dopo una breve tregua prosegue l'allerta meteo per l'arrivo di una nuova ondata di gelo e neve. Il servizio.
Una provincia messa a dura prova dall'ondata di maltempo iniziata giovedì scorso, un lavoro incessante per i comuni che hanno dovuto provvedere a interventi su strade e richieste di aiuto dei cittadini. 33 ICOC attivati nella regione, scuole chiuse nella giornata di oggi e dopo una tregua iniziata nel pomeriggio di domenica si attende una nuova ondata di maltempo. Una situazione critica soprattutto nel versante della Maiella, dove ancora a Rocca Caramanico o a Passo Lanciano abbiamo delle situazioni ancora da monitorare, ma evidentemente un po' su tutta la provincia, anche nell'area Vistina, Farindola, Penne, a Città Sant'Angelo per esempio, ma anche comuni più collinari che non sono abituati certamente ad avere la neve, che hanno avuto difficoltà anche rispetto al freddo eccessivo sotto i 10 gradi che ha congelato immediatamente la neve, creando disagi notevoli alla viabilità e soprattutto al traffico. Noi contiamo di superare questa emergenza nelle prossime 24-36 ore se la perturbazione rimane quella attuale. Se dovesse peggiorare, certamente dovremo attivare ulteriori procedure di intervento e chiediamo a tutti di avere massima cautela e soprattutto di non azzardarsi con le macchine, non uscire se non lo si è obbligati, ma solo per necessità particolari. E comunque per le scuole, anche la giornata di domani, martedì, noi chiuderemo tutti gli istituti superiori, perché abbiamo la consapevolezza di dover verificare anche gli impianti di riscaldamento, il sistema della tubazione delle acque e quant'altro. Sant'Eufemio a Maiella, ma anche Caramanico Terme, abbiamo anche qualche difficoltà segnalata a Letto Manoppello, abbiamo anche difficoltà riguardanti la realtà di Rocca Morice, insomma tutte quelle realtà che poi fanno il paio con l'area Vestina, quindi Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Montebello di Bertona, Farindola, insomma sono tutte quelle realtà che hanno in questo momento quantità nevose superiore a un metro. E gravi problemi a livello idrico anche nell'area Vestina, le basse temperature come negli altri comuni hanno portato alla rottura di molti contatori. Il maltempo e le abbondanti nevicate danno tregua all'area Vestina. Ora però si dovrà fare i conti con le temperature bassissime e di conseguenza il gelo, che sta portando gravi problemi a livello idrico. Chiaramente le basse temperature hanno determinato la rottura di buona parte dei contatori all'esterno dei fabbricati, quindi la situazione è drammatica. Siamo con tutte le squadre sul territorio, stiamo mettendo dei tronchetti provvisori sui serbatoi, sui contatori e la sostituzione totale dei contatori. C'è un disservizio enorme con i serbatoi vuoti o bassi oltre la norma, quindi ci saranno ulteriori chiusure dei serbatoi e quindi il disservizio penso per le prossime 48 ore continuerà. A Penne si continua ancora a lavorare per riportare tutta la viabilità alla normalità e intanto numerosi sono stati gli interventi dell'ospedale Vestino. Di interventi ce ne sono stati abbastanza e sono stati affrontati con la nostra determinazione, ovviamente con grandi disagi, però insomma tutto sommato la situazione è stata ben controllata. Ovviamente pazienti cardiopatici con scompensi, però insomma tutto sommato siamo stati in grado di affrontare bene tutte le emergenze. A Loreto Prutino, situazione difficile ma ben affrontata dal comune, così come ci spiegano il sindaco Starinieri e il coordinatore della PAV Pasqualone. La viabilità o le emergenze, adesso siamo in un momento di pausa, di tranquillità. Comunque approfitto per ringraziare i dipendenti comunali, il gruppo della protezione civile PAV, ma anche i cittadini che ci hanno con pazienza anche aiutato. Adesso il pericolo, scongiurando altre nevicate, riguarda la lotta al ghiaccio, però abbiamo una buona scorta di sale e ne stiamo acquistando dell'altro. Oggi e domani le scuole saranno chiuse e domani valuteremo anche, tempo permettendo, se mercoledì riapriranno. Ma nei prossimi giorni dovrebbe portare soprattutto gelo, anche perché diceva di portare ancora neve, però sembrerebbe che sia scarrocciato verso un po' più a sud. Gelo sicuramente, per il resto tanto abbiamo in tempo reale, quindi lo vediamo ora per ora quello che succede. Oggi e domani dovrebbero essere queste le condizioni, queste attuali.
Più di 1200 interventi e personale al lavoro 24 ore su 24 durante il weekend. L'emergenza neve continua a tenere impegnati i tecnici dell'ACA che dalle primissime ore del 6 gennaio stanno rispondendo alle migliaia di chiamate che arrivano da tutti i comuni e dai singoli cittadini. Un'emergenza che non accenna a finire. Come detto, nelle prossime ore sono previste nuove nevicate e un'altra ondata di gelo. Le maggiori criticità, come abbiamo visto nei servizi, si sono registrate nei comuni di montagna e nelle zone collinari. E torna la paura all'Aquila dopo la scossa di 3.4 registrata nella notte poco prima dell'una. La sequenza sismica di Montereale preoccupa e non poco gli esperti. Daniela Rosone. La terra nell'Aquilano continua a tremare, nella zona di Montereale, soprattutto dove ormai si susseguono le scosse di terremoto da tempo e dove la popolazione è stremata. Del resto lì si parla di una faglia esistente, di una zona ad alta pericolosità sismica. Fatto sta che ieri ci sono state molte scosse, ma quella che ha spaventato di nuovo gli aquilani nella notte, 10 minuti prima dell'una. Un boato e una botta forte e chiara, che ha svegliato tutti all'Aquila e paesi limitrofi e subito il solito ormai noto tantan sui social, che di nuovo si sono riempiti di considerazioni circa questo terremoto che va avanti ormai da tempo. La magnitudo registrata dai sismografi dell'INGV è stata di 3.4, anche se inizialmente alcuni siti avevano riportato regionalmente 4.2. L'epicentro è stato localizzato nel popoloso comune di Pizzoli, a una profondità di 11 km. La scossa nella notte è stata decisamente la più forte registrata sinora nella zona dopo i terremoti di Amatrice di fine agosto e quello di fine ottobre di Norcia. Il terremoto di ieri sera è stato avvertito, come dicevamo, distintamente all'Aquila, ma anche in molti comuni del circondario, come ad esempio Scoppito e altre frazioni dell'Aquilano come Sassa. È da tempo ormai che questa zona è interessata da scosse. A Montereale, ad esempio, molte sono le famiglie che si sono organizzate per non dormire in casa. Ieri si sono registrate almeno 4 scosse tra Pizzoli e Montereale superiori a magnitudo 2.6. Nell'Aquilano, dove la popolazione subisce ancora le conseguenze del terremoto del 2009, complice anche la neve e il gelo, tutti o quasi hanno preferito non uscire dalle proprie abitazioni. Cambiamo decisamente argomento. Incarichi incompatibili quelli ricoperti da Luciano D'Amico, contemporaneamente rettore dell'Università di Teramo e presidente della società di trasporto pubblico TUA. A dichiararlo, dopo la denuncia di Forza Italia, anche il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone. Ascoltiamo. Una nomina non compatibile, quella del magnifico rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, nominato presidente dell'azienda di trasporto unica abruzzese TUA. A denunciare pubblicamente il fatto, il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano, che dal 2015 si era mosso per segnalare il caso all'allora ministro all'istruzione Stefania Giannini. Nessuna azione da parte della ministra, che rimandò al governo regionale l'onere di risolvere la questione. Dal canto suo, Luciano D'Amico aveva reso noto di non percepire compenso per il suo operato. Dopo 2 anni a pronunciarsi è stato il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone che ha confermato l'incompatibilità degli incarichi. Io avevo fatto a suo tempo un'interrogazione e successivamente un esposto, non contro la persona ma contro il caso specifico che era a mio avviso illegittimo, ma lo stesso avevo fatto e sto aspettando gli esiti anche per la situazione del presidente della Saga Mattoscio, perché la legge recita chiaramente per poter ricoprire un incarico anche a titolo gratuito in un ente regionale come quello della regione, un docente universitario non deve essere a contratto pieno. Ora, per fare il professore ordinario e quindi il rettore, lo statuto dell'università, ma di qualunque la legge più in generale, recita che per fare ricoprire un incarico di rettore o di presidente di consiglio di amministrazione o di qualunque incarico apicale si può ricoprire esclusivamente se si è docenti ordinari a tempo pieno. Di conseguenza la cosa, le due norme cozzano. L'avevo fatto presente, il Ministero mi aveva glissato sull'argomento, ne avevo fatto oggetto di un esposto agli organismi competenti. Oggi vediamo questa risposta chiara del commissario Cantone. A questo punto, settimana prossima, torneremo a interrogare nuovamente il Ministero per capire che cosa vorrà fare nello specifico.
Ed è terminato intorno a mezzogiorno di questa mattina lo spoglio delle schede per l'elezione del nuovo consiglio provinciale di Teramo, per il quale ha votato oltre l'88% degli aventi diritto. Vittoria del centro-sinistra che si aggiudica 7 seggi su 12. Ma c'è un altro dato politico che balza agli occhi: dei 28 consiglieri comunali di Teramo che hanno votato, ben 13 di questi hanno scelto il centro-sinistra e si riparla di crisi in comune. Tania Bonici Castelli. Lo spoglio delle schede per l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Teramo si è appena concluso. Gli ultimi conteggi sono in via di definizione, ma il primo dato che emerge è la vittoria schiacciante del centro-sinistra, che si aggiudica almeno 7 consiglieri su 12. Le liste che hanno partecipato sono state 3. Forza del Territorio di centrodestra, che elegge 5 consiglieri, Direzione Futuro del PD, che se ne aggiudica 2, e la Casa dei Comuni, lista di centro-sinistra che fa capo al presidente Renzo Di Sabatino, che ne porta a casa 5. A queste elezioni di secondo livello a Teramo ha votato oltre l'88% degli aventi diritto, ma a questo punto ci si chiede quale sia il futuro e il ruolo delle province dopo il no al referendum costituzionale. Il futuro delle province, la riforma costituzionale non è stata approvata, vige la Costituzione repubblicana. L'articolo 114 articola lo Stato in province, regioni e comuni di pari dignità, quindi le province non potranno essere questo obbrobrio creato dalla Del Rio. Volevamo abolirle, non le abbiamo abolite, il popolo non ha voluto abolirle, quindi bisogna ritornare a fare le province di prima. Il problema è la governance, il problema è creare un'architettura che sia governata, che possa rispondere al territorio, un consiglio provinciale che conti e delle attribuzioni e delle risorse anche, perché oggi le province vivono anche con l'attesa dell'abolizione costituzionale, vivono anche di tagli enormi e riescono a malapena a portare avanti i bilanci ordinari. Ci sono comunque più dati politici che emergono dai risultati delle elezioni del Consiglio Provinciale di Teramo. Intanto quello interno al centro-sinistra, che vede la lista del PD di Ginoble e Mariani ottenere molti meno voti di quella che fa capo al presidente Di Sabatino. E poi c'è una mini debacle per il centro-destra al Comune di Teramo. Su 28 consiglieri comunali che hanno votato, 13 di questi hanno scelto il centro-sinistra. Il Consiglio della Camera di Commercio di Teramo nel pomeriggio di oggi ha eletto il nuovo presidente nella figura di Gloriano Lanciotti, già vicepresidente dell'ente. Appena eletto, il presidente Lanciotti ha ricordato la figura del già presidente Cavaliere del Lavoro Gian Domenico Di Sante. Infine ha ringraziato il Consiglio per la fiducia riservata e per il modo in cui è avvenuta l'elezione alla prima votazione. Il centrodestra di Pescara oggi in conferenza stampa ha ribadito di aver lasciato i conti in ordine, riferendosi agli oltre 4 milioni di euro indebitamente trattenuti dallo Stato nel 2013. Ora si chiede rispetto della sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce la restituzione dei fondi. Il servizio. Nessun buco di bilancio, il disavanzo del 2013 alla base della richiesta di predissesto del Comune di Pescara è da addebitare alla scelta del governo, allora guidato da Enrico Letta, di trattenere indebitamente oltre 4 milioni di euro. I consiglieri di Forza Italia, assieme all'ex sindaco del capoluogo adriatico Luigi Alboremascia, rivendicano la bontà del loro lavoro sui conti, prendendo spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale datata giugno 2016, che ha giudicato illegittimi i prelievi da parte dello Stato nei confronti dei comuni. Da qui la considerazione sulle conseguenze nefaste che quel prelievo, unito agli oltre 7 milioni di euro di mancati rimborsi da parte di Roma per la gestione del Tribunale Pescarese, ebbe sulle casse del Comune. Noi lo abbiamo detto per 3 anni, ma ufficialmente oggi è lo stesso centrosinistra a chiedere al Ministero delle Finanze e quindi allo Stato italiano la restituzione di 4 milioni e 800 mila euro proprio riferibili a quell'anno 2013 per minori entrate del Comune che generarono in maniera sorprendente quel disavanzo di 4 milioni di euro. Se quei 4 milioni e 800 mila euro che oggi Alessandrini richiede allo Stato italiano fossero arrivati nelle casse come dovevano arrivare, noi avremmo chiuso quel bilancio con 600 mila euro di avanzo. Dal canto suo l'amministrazione di centrosinistra ha già inoltrato la richiesta di rimborso di quelle somme. La giunta Alessandrini però non ha iscritto a bilancio i soldi per l'abbassamento delle tasse e il rientro
rientro dallo stato di predissesto bisognerà ancora attendere. Dire, era un'esigenza in quel momento dell'amministrazione, devo dire che già l'anno scorso qualcosa abbiamo ritoccato, quest'anno non saremo in grado di ridurre ulteriormente le tasse ai cittadini, però sicuramente queste tasse non aumenteranno. E passiamo alla pagina sportiva. Il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Sassuolo Calcio ed ha così confermato lo 0-3 a tavolino a favore del Pescara, inflitto dal giudice sportivo e confermato in secondo grado dalla Corte Sportiva d'Appello. La partita, disputata lo scorso 28 agosto alla Mapei Stadium, era stata vinta per 2-1 dal Sassuolo. Successivamente il giudice sportivo aveva decretato lo 0-3 a causa della posizione irregolare del calciatore Ragusa, per il quale la società emiliana non aveva comunicato a mezzo PEC l'inserimento all'interno della lista dei 25 eleggibili per il campionato come prescrive il regolamento. Restano dunque i 3 punti al Pescara e cala definitivamente il sipario sulla vicenda. E la partita Pescara-Fiorentina sarà recuperata il prossimo 1 febbraio alle ore 20.45. Intanto oggi è arrivato a Pescara Alberto Gilardino. Brutte notizie invece dal fronte infermeria. Stop per il neodifensore Bovo, che salterà certamente le gare contro il Napoli e il Sassuolo. Il centrocampista argentino Andrés Cubas atterrerà domani pomeriggio a Fiumicino per poi raggiungere Pescara in serata. Il servizio. Sarà recuperata mercoledì 1 febbraio la partita Pescara-Fiorentina, non disputatasi ieri a causa del maltempo. Lo ha stabilito la Lega di Serie A con un comunicato diramato nel primo pomeriggio di oggi. I biglietti acquistati per la gara di ieri saranno validi per il recupero. Per chi volesse chiedere il rimborso del tagliando sarà possibile farlo entro il 28 gennaio presso il punto in cui è stato acquistato, oppure contattando il call center di Ticket One per gli acquisti fatti online. L'eventuale cambio di nominativo sarà disponibile dal 23 gennaio, data di riapertura delle vendite per la partita. Quella di oggi intanto è stata la prima giornata pescarese di Alberto Gilardino. L'attaccante di Biella, che ha rescisso il contratto con l'Empoli, ha raggiunto nella tarda mattinata di oggi il centro sportivo Poggio degli Ulivi, dove la squadra si stava allenando, e ha così salutato il tecnico Massimo Oddo e i nuovi compagni di squadra. Gilardino ha poi svolto una leggera seduta di allenamento con il proprio preparatore atletico. Nel tardo pomeriggio l'incontro con il presidente Daniele Sebastiani per la firma del contratto, e domattina prima seduta in gruppo per preparare la partita di domenica prossima al San Paolo contro il Napoli, gara nella quale non ci sarà il neodifensore Cesare Bovo. L'ex centrale del Toro ieri ha subito un duro colpo in allenamento. Gli esami strumentali cui si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato un trauma distorsivo contusivo alla caviglia sinistra con interesse legamentoso. Stop previsto di 2 settimane, dopodiché l'infortunio sarà rivalutato. Per il resto oggi lavoro differenziato per Mitrizza, Baebek, Forna, Nasier, Gionber, Pepe, Brugman, Benali, Zuparic e Manai. A seguito di uno scontro di gioco, l'attaccante albanese ha peraltro riportato una lieve distorsione al ginocchio. Domattina seduta al Poggio alle ore 11, su disposizione della società, da domani, solo una volta alla settimana, gli allenamenti saranno aperti al pubblico. E come detto nel servizio, Alberto Gilardino nel tardo pomeriggio si è recato negli uffici del presidente Sebastiani per firmare il contratto. Ascoltiamo le sue prime parole da neo bianco azzurro ai microfoni di Paolo Renzetti. Ma sono arrivato oggi e sono riuscito a fare il primo allenamento. E ho trovato tanto freddo e tanta neve, quindi però mi aspettavo questo tipo di ambiente. E ho conosciuto i ragazzi, ho conosciuto il gruppo, ho rivisto Massimo, l'allenatore, che conosco molto bene. È stata subito una buonissima impressione anche per il gruppo e per il centro sportivo e tutto. Quindi sono contento, sono molto motivato, se no non avrei fatto questa scelta. E molto convinto che possiamo fare un girone di ritorno alla grande, con convinzione, con umiltà e con lavoro giornaliero dobbiamo assolutamente fare punti. Anche se sei appena arrivato, la salvezza è possibile secondo te o è ancora troppo presto? Sì, c'è tutto un girone di ritorno. Noi, credo, come ho appena detto, bisogna pensare giorno dopo giorno e mettere un mattoncino alla volta ogni giorno per poter arrivare alla domenica e fare e i punti necessari per arrivare là, e quindi pensiamo una domenica alla volta. Alberto, buonasera, ti volevo chiedere se sei già pronto per Napoli. Io mi sono sempre allenato con la squadra Empoli e credo di
5 mesi e mezzo di aver saltato 2 allenamenti, quindi fisicamente sono integro e deciderà poi il mister assolutamente in base alla settimana che vedrà le condizioni, le mie condizioni, ecco, però sto bene, sono motivato, voglia. Perché quest'estate no? In Serie D, rinviata ieri per ghiaccio l'altra gara del girone G, Avezzano Sansepolcro, il presidente marsicano Gianni Paris guarda però avanti, ascoltiamo. Presidente Paris, un rinvio inevitabile quello di oggi con il Sansepolcro, campo ghiacciato, sarebbe stato un rischio per i giocatori, quindi decisione giusta anche se è arrivata con qualche secondo di ritardo probabilmente. Beh sì, è stata una scelta dell'arbitro che con le scarpe civili non aveva capito la pericolosità del campo, quindi del ghiaccio. Una volta che ha messo i tacchetti, scivolando anche lui, pensava soltanto che fosse ghiacciata la fascia sotto la tribuna pietraacquaria. E infatti se così fosse stato la partita si sarebbe giocata, perché rappresentando un ottavo della grandezza del campo si poteva appunto disputare l'incontro. Quando invece si è accorto che il ghiaccio era esteso per tutto il rettangolo di gioco, allora ha convenuto con i due capitani. Presidente, un rinvio che non cambia nulla per l'Avezzano, Avezzano che vuole disputare un girone di ritorno sicuramente facendo meglio di quanto è stato fatto nel girone d'andata. L'obiettivo è cercare di ciuffare i playoff. L'obiettivo è fare 10 punti in più del girone di andata, quindi dai 25 messi nel cantiere di questo campionato farne 10 in più. Quindi se riusciamo a fare 35 punti arriveremo al termine del campionato con 60 punti e non so che posizione riusciremo a raggiungere con quel tipo di punteggio. Chiuso il mercato dopo gli arrivi dei vari Marolda, Assisi che doveva esordire oggi? Beh sì, chiuso, 5 giocatori nuovi, ne sono andati via soltanto 2. Adesso abbiamo una panchina lunga che ci consente di fare un grande lavoro e che ovviamente mi auguro che serva poi per una maggiore continuità e per dare forza al progetto. A proposito di arrivi, prossimamente verrà presentato un nuovo main sponsor, perché da qualche giorno non c'è più l'azienda Sterpetti al vostro fianco. Sì, abbiamo risolto il contratto e ci sarà probabilmente un'altra azienda sempre del territorio importante o nello stesso settore della vendita delle auto oppure un'azienda edile. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.